Proprio prima del mio Lei ha intervento. la Va bene. parola, prego. Grazie. Ora, innanzitutto, buongiorno, dottore. Allora, 21 novembre 2013, Iveco Brescia. Sentenza dichiara antisindacale la condotta tenuta dalla Iveco SPA nei confronti della FIOM CGIL di Brescia e ordina alla Iveco di cessare la condotta antisindacale costituita dall'indebito mancato versamento dei contributi sindacali in favore della FIOM CGIL di Brescia. 2 agosto 2013, Sata Melfi. La Corte di Cassazione dichiara legittimo il licenziamento di Barozzino, La Morte e Pignatelli da parte di Fiat. 3 luglio 2013, Corte Costituzionale dà, si può dire in parte ragione, alla FIOM. 17 aprile 2013, Fiat Powertrain, Termoli, discriminazione agli iscritti FIOM e condanna al risarcimento del danno. 25 marzo 2013, Iveco Brescia, limitazione del diritto di sciopero. 20 marzo 2013, Fiat Powertrain, Termoli, discriminazione agli iscritti FIOM su opposizione. Ecco, questo è il curriculum di Fiat su quegli argomenti che riguardano in sostanza anche quello di cui stiamo parlando oggi, cioè la rappresentanza sindacale. Quello che ci stiamo domandando noi è appunto come può un gruppo come quello di Fiat, viste queste esperienze, come dire, dare il proprio contributo veramente costruttivo, perché se si parla di rappresentanza sindacale si parla di diritti anche, credo, no? Comprendo, del gioco delle parti, però voglio dire che mantenga un certo equilibrio. Ecco, la mia domanda è generica, però penso sia abbastanza chiara. Grazie. Grazie, prego, onorevole Ciprini. Grazie Presidente. La Fiat è stata nel corso degli anni non solo un attrattore di finanziamenti pubblici a pioggia, ma anche un indiscusso trampolino di lancio per amministratori delegati e sindacalisti che hanno poi fatto brillanti carriere politiche. Infatti il rappresentante Fiat converrà con noi che i sindacalisti hanno da tempo rinunciato a fare il proprio lavoro di difesa dei diritti dei lavoratori, disarmando nei fatti la forza lavoro e facendo da stampella per le decisioni di amministratori delegati. Ricordo solo che in questa commissione sarà solo un caso, ma è composta da una nutrita pattuglia di ex sindacalisti in carriera. Come pensa la Fiat di dare il proprio contributo per la legge sulla rappresentanza sindacale? Visto che gli interlocutori politici di oggi sono i medesimi interlocutori sindacali con i quali si interfacciava in azienda qualche anno prima dall'altra parte del tavolo negoziale, e non pensa il rappresentante Fiat di avere un facile campo di gioco nel regolare per legge il sistema Marchionne, ovvero che chi ha il diritto alla rappresentanza sono solo quelle organizzazioni sindacali che accettano a priori un certo sistema di regole e accordi, in pratica è l'azienda che decide chi sta dietro al tavolo. Grazie. Grazie, prego. Ci sono. Onorevole Tripieri, prego. Mentre l'onorevole Ognecchi è senza parole, noi ne abbiamo tante di parole da dire. Allora, io volevo chiedere al responsabile Fiat dei rapporti sindacali delle semplici domande. Allora, siete usciti da Confindustria, avete fatto fuori tutti i contratti sindacali, avete delocalizzato. Ma la Fiat si ritrova in una situazione a dir poco vergognosa. Operai calpestati dei loro diritti, licenziati senza giusta causa. E questo non lo dico io, ma lo dice un'importante sentenza. Allora, Fiat chiama, governo risponde, mi viene da dire. Allora, sul tavolo già affollato di una commissione molto produttiva e lavorativa, ci chiediamo se questa legge è fatta per far sì che Fiat rimanga in Italia. Questa, io voglio fare questa semplice domanda. Siamo sicuri che questa legge risolverebbe il problema delle regole certe
tanto invocate dall'azienda guidate da Marchionne. Chiudo qua. Grazie. Non so se l'onorevole Rizzetto aveva chiesto di parlare, non ho capito. Aveva chiesto di parlare, prego. Grazie Presidente, soltanto una chiosa finale, anche forse uscendo un po' dal seminato che abbiamo intrapreso. Comunque ringrazio insomma i nostri ospiti per quanto ci hanno detto. Premetto che immagino che nel mondo del lavoro fare investimenti in un paese dove non esistano regole certe sia difficile, e fin qua voglio dire ci siamo. Tra l'altro senza regole certe noi cerchiamo di attrarre, come voi sapete, sempre di più negli ultimi tempi addirittura anche capitali esteri, che a questo punto ci sono le aziende che si spostano dall'Italia all'estero, ma con l'ultimo documento che sicuramente avrete letto, che si chiama Destinazione Italia, ad esempio, c'è un'attrattività verso l'Italia stessa, o perlomeno l'esecutivo cerca di attrarre dei capitali esteri in Italia. Però è vero, ci devono essere delle regole certe, questo è proprio lapalissiano come concetto. E, a mio modestissimo modo di vedere le cose, in un paese normale, con un governo normale, con un esecutivo normale, con un qualcosa che regga, diciamo, il venir meno di norme così importanti, ad esempio come quelle sulla rappresentanza sindacale nelle aziende, bene, noi dovremmo fermarci tutto il tempo necessario che ci serve, in concerto anche con chi viene a darci una mano per portare avanti queste proposte di legge, ed interrogarci sulle cause che hanno portato a tutto ciò. Fatta questa premessa, io volevo chiedere un qualcosa di specifico. Ovvero, dopo la sentenza della Corte, l'amministratore Sergio Marchionne ha dichiarato che si vedrà se la sede legale di Fiat resterà in Italia o addirittura potrebbe essere delocalizzata anch'essa in Olanda. Se non ricordo male, ho letto queste frasi virgolettate. Quindi volevo capire se, una volta che si raggiungerà la quadra, qualora si raggiungesse la quadra rispetto a una delle cinque proposte di legge sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale, non si correrà più questo rischio, se, voglio dire, in questo caso, in questa sede, si possono avere risposte di questo tipo. E una volta raggiunta, e mi ripeto, la quadra, è raggiunta una legge sulla rappresentatività, c'è la possibilità che Fiat faccia rientrare in Italia del lavoro. Grazie. Onorevole Chimienti. Sì, grazie. Io volevo aggiungere a quanto chiesto dai miei colleghi circa il contributo che può dare Fiat su questo tema della rappresentanza sindacale, alla luce del fatto che appunto è uscita da Confindustria e dunque può derogare i contratti collettivi nazionali di lavoro. Volevo chiedere se è ipotizzabile ancora al giorno d'oggi che si verifichino delle nuovamente logiche come quelle di Mirafiori 2011, in cui appunto sostanzialmente si è indetto un referendum su contratti senza un accordo tra le